C'era un po' di gente? Ma le quadriglie non le fate più? Io ricordo che si chiudeva con la quadriglia, eh? E noi ragazzi, Antonio sorride perché facevamo la gara a chi riusciva a incrociare la quadriglia la ragazza più carina, eh? Che ricordi, anche io ho parlato prima con i ragazzi e raccontavamo delle serate qui a Roxy Bar, poi quando proprio volevamo concederci il brivido ci facevamo la passeggiata fuori la fontana, eh? Cioè, allora ci diamo, oggi la gioventù beve alcolici eccetera, noi la vepta all'acqua della fontana del massimo ai nostri tempi. Le origini non si dimenticano, perché le origini nostre ci caratterizzano, definiscono la nostra identità, quello che siamo, e non lo possiamo rimuovere. Io ne sono orgoglioso, non so se qualche volta vi è capitato, sindaco, l'ho detto anche pubblicamente, io dico: dove sei nato? Di solito sento alcuni, non so se vi è capitato anche a voi, che quando nascono nei paesini piccoli dicono sempre la città, che ne so, Milano, un paesino piccolo dell'Inter, Milano. Io non ho detto mai Foggia, rispetto a Foggia, ci ho vissuto anche qualche anno, però sono nato a Volturara. E quindi quando mi hanno chiesto, da quando ho iniziato a girare, poi sono andato a Roma a studiare, ho girato il mondo, dice: dove sei nato? Volturara Appula. Voi immaginate con gli stranieri spiegare Volturara Appula? Che fatica! E mi vantavo anche del fatto che il paese fosse piccolissimo e dicevo: guardate, non lo conosci? Scherzavo un po', come non lo conosci? No, in realtà non lo puoi conoscere, perché spesso anche qui in Puglia non tutti conoscono Volturara. È molto più facile accomodarsi, perché accomodarsi, adattarsi significa, come dire, entrare nelle grazie di gruppi industriali, imprenditoriali molto potenti. Significa adattarsi, significa non scontentare i potenti. Adattarsi significa accettare che, come dire, la colleganza con politici di professione, parlare lo stesso loro linguaggio, condividere gli stessi privilegi, adattarsi agli stessi privilegi. Se invece fai politica come la faccio io con tutte le amiche e gli amici del Movimento 5 Stelle, diventa tutto più complicato. I parlamentari del Movimento 5 Stelle accettano il doppio mandato, quindi accettano la prospettiva di non fare della politica, delle cariche elettive, una carriera personale. Questa è una scelta fondamentale, molto dura. E la rispettano, chi non la rispettate via. Bravo. Abbiamo chiarito. Chi si è adattato al sistema? Bravo. Chi si è adattato al sistema? Signora, quest'età non posso cambiare quest'età, le assicuro. Non cambierò certo. E d'altra parte rinunciano a tanti privilegi. Vi dico soltanto, ma questo il sistema mediatico non lo rilancia, perché non è la notizia che vogliono diffondere, che non io, perché sapete che io non sono in Parlamento, c'entrerò se ci voterete, certo. Ma tutti i parlamentari uscenti hanno accumulato milioni e milioni con le indennità parlamentari, le hanno accantonate, e periodicamente noi votiamo online la comunità degli iscritti per destinarli a opere di bene. E quindi da quando hanno iniziato e sono entrati in Parlamento abbiamo distribuito milioni su milioni di restituzioni, ritenendo che l'indennità parlamentare sia anche troppo consistente, e quindi una parte viene accantonata e restituita alla comunità. Abbiamo fatto tantissime opere di bene che non immaginate. Le altre forze politiche invece vanno in senso contrario, in direzione contraria. Avete visto
ministro, quello che indica come probabile ministro, perché qui ormai le elezioni sembra che sono già avvenute, sembra che avete già tutti votato, è già tutto deciso. Ci avete fatto caso? E allora c'è già il ministro in pecco della giustizia, l'ex magistrato Nordio, che ha dichiarato che bisogna ristabilire l'immunità parlamentare come ai vecchi tempi. Cioè facciamo i passi indietro, avete visto? Quindi noi combattiamo le battaglie per ridurre i parlamentari, per togliere i vitalizi, ma non, vedete, la politica deve avere una dignità, è giusto, però la dignità della politica, chi gliela dà la dignità alla politica? Voi, avendo fiducia nei politici, però per avere fiducia, la vostra fiducia, i politici la devono meritare. Allora in un processo virtuoso i cittadini nutrono fiducia verso le istituzioni, i politici si comportano di conseguenza, come diciamo noi, con disciplina e onore, ma lo diciamo perché è scritto nella Costituzione, non ce lo siamo inventato. E allora si crea un processo virtuoso. Allora è giusto che ci sia anche una giusta remunerazione per la politica, ma i privilegi no. Perché vedete, che qual è il significato di un privilegio? Privilegio significa la differenza tra un privilegio e un diritto. Il diritto è qualcosa che appartiene a tutti, ma proprio tutti, anche alle persone con disabilità, anche alle persone emarginate, vulnerabili, anzi ancora di più a quelle più fragili. Quello è un diritto. Quando invece quel qualcosa appartiene a pochi, i soliti, noti, quello è un privilegio, giusto? Allora noi dobbiamo combattere in questo paese i privilegi e dobbiamo invece estendere la portata, l'applicazione dei diritti, perché solo così questo paese diventa un paese sempre più civile, sempre più un ambiente sempre più consono e favorevole per i nostri giovani. Allora dobbiamo lavorare per questo, è una fatica enorme.